Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi vi voglio parlare di un tema che è abbastanza inusuale al giorno d'oggi. Io ho cominciato a videogiocare quando non c'era internet e i giochi non uscivano ogni giorno. E per informarsi bisognava comprare le riviste del settore, oppure spesso quando ero a comprare dei videogiochi mi lasciavo convincere dalla copertina o addirittura dalla descrizione dietro alla confezione. E possedevo, ma penso tutti, diversi giochi e quelli rimanevano per mesi, non c'era internet, dicevo, non si scaricavano, non si acquistava. Magari ogni tanto si passava in edicola a vedere se c'era qualche bella uscita o qualche gioco budget in vendita, ma i giochi bene o male rimanevano quelli. E una volta che ne finivo uno, ne ricominciavo un altro che avevo già finito, magari per rigustarmi la storia o perché, dato che non c'era YouTube, volevo rivedermi il filmato finale. E per questo ho finito tantissime volte Grim Fandango, The Neverhood, che conoscono in pochi, Dragon's Lore 2, che è stupendo, un gioco veramente incredibile. E spesso, appunto, a proposito di Dragon's Lore 2, erano giochi difficili, dove, ad esempio, per destreggiarmi nel labirinto finale, sono dovuto andare avanti a congetture, ipotesi, tentativi, per poi finirlo e vedermi la musica stupenda. Infatti me lo sono rifinito più volte per risentirmi quei pezzi cantati in latino. La tematica di oggi è: ha senso oggi riprendere un gioco già finito? E la risposta è abbastanza complessa, vista la quantità di titoli che sono già usciti e che ogni giorno escono ed usciranno. Giochi che, bene o male, riescono comunque a rispettare e a rispecchiare le preferenze e i gusti di tutti. Quindi escono giochi un po' per tutte le preferenze di tutti gli utenti. Ma se siete dei giocatori come me, che sono particolarmente esigenti, l'argomento non è semplice. Negli ultimi anni, non ho amato tantissimo i giochi story-driven, senza troppa libertà, sandbox o comunque iniziativa di azione. E negli ultimi mesi cercavo qualcosa che mi lasciasse il mio spazio. Magari scoprire oggetti, tesori, quest, esplorare il mondo, scavare in mezzo ad una lore profonda, sterminata. E quindi cosa rigioco? Ho vagliato la saga di Shadow of Mordor o Shadow of War, però l'equipe non era eccessivamente, diciamo, profondo da gestire, poi si combatteva soltanto. Ho riapprocciato anche Forspoken, l'ho riscaricato, mi sono messo lì di buona volontà, l'ho iniziato, ho iniziato a leggere tutti i documenti, così, ma non mi ha dato l'idea di avere una grande lore, insomma, un potenziale un po' sprecato, insomma. Allora ho ripensato, gioco che non avevo mai finito, tra l'altro, a Horizon Zero Dawn. Bello, visto il mondo è bello, c'è tanto crafting, tanto gathering, però il crafting era troppo legato al combattimento, alla fine si seguiva la storia, si combattevano le macchine, finiva lì, insomma. Nulla da di offensivo verso chi ama questo titolo, però non era quello che cercavo. Insomma, se poi escludiamo gli indie che ho amato come simulatori di vita, quindi Miles & Mercara, Mombazoo e simili, mi serviva qualcosa come leggere un libro, insomma, un bel gioco profondo. E ho abitato per diverso tempo intorno a The Witcher 3, ho iniziato comunque a leggermi, avevo dei libri in casa, delle guide sulla lore. E ci ho pensato parecchio, ho deciso di ricominciarlo. Lo avevo finito anni fa per il gusto di non lasciarlo nel backlog, perché l'avevo iniziato quando era uscito, l'avevo mollato, poi alla fine ho detto no, devo finirlo, e l'ho giocato, correndo anche, lo ammetto. E qui subentra un'altra questione. La diatriba tra: è meglio innovare i giochi vecchi di successo, espanderli, o fare nuove IP? In questo caso, dato che The Witcher 3 è venuto in mio soccorso, non posso che appoggiare pienamente la prima, a rinnovare i giochi vecchi. Cioè, è una buona cosa. Quando hai un gioco di successo sterminato e lo ampli, lo migliori, vedasi l'aggiornamento di un annetto fa, quindi l'ho ripreso e lo sto iniziando a spolpare come non avevo fatto alla prima run. Infatti, come ho detto, non l'avevo finito, cioè l'avevo finito senza usare minimamente l'alchimia, il crafting, non avevo letto i libri, non avevo neanche finito l'espansione di Toussaint,
E quindi ho detto, ma alla fine si presterebbe anche per rigiocarlo. Infatti adesso mi sto godendo panorami, quest, le cutscene. Lo sto giocando a difficile, cosa che non ho mai fatto in nessun gioco. E quindi devo prestare attenzione a buff e keep. E tra l'altro nella prima run non avevo neanche completato appunto i set di armatura del gatto, della vipera, insomma quelle cose lì. E quindi lo sto rigiocando in modo completamente diverso. E la libertà è proprio qui. Il fatto di avere una difficoltà difficile, dovermi leggere il bestiario, capire come battere i nemici, potenziarmi, magari trovare la stanza nascosta in quella casa che mi dà quell'oggetto che comunque mi facilita. È quella la libertà che io cerco nei giochi. Ma questo discorso della rigiocabilità può valere per qualsiasi gioco? Secondo me no. Purtroppo oggi la rigiocabilità, secondo me, comprende solo quei titoli ipermastodontici con finali diversi, un'equipe vario, tante quest non fetch quest, fatte bene, insomma. Quindi vi potrei citare titoli come Dragon Age, la trilogia, l'Origins, il 2 e l'Inquisition. Cyberpunk è abbastanza recente, però anche lui l'ho finito due volte. E tra l'altro fatto dagli stessi di The Witcher, insomma, però è stato espanso ultimamente con l'espansione, con la rivisitazione del gioco base, con l'aggiunto della metro, insomma, di tante cose. E potrei dirvi anche Mass Effect. Questo lascia un po' meno libertà, l'equipe c'è, ci sono le romance, ci sono le amicizie, le scelte multiple, lì più basato sulla storia, però una certa libertà comunque ve la lascia, perché voglio tornare lì, esplorarmi bene, trovarmi tutto il loot, voglio combattere di qui, di là. Cioè ci sono tante cose interessanti. Non parlo ovviamente di Baldur's Gate 3 perché è un titolo abbastanza recente, l'ho giochicchiato un po', lo riprenderò più avanti, non sono del mood da concentrarmi a quel livello lì, anche se quello sarebbe il top come lore, come ampiezza di storie, di mondo. Ma arriviamo alla conclusione, ora vi voglio chiedere, voi avete mai ripreso un gioco a distanza, già finito ovviamente, a distanza di anni? Lo avete fatto nonostante appunto i giochi che continuano a uscire ogni giorno? Perché? Perché l'avete ripreso? Come me non sapevate più cosa giocare, le cose in uscita non mancano troppo tempo, magari le cose che sto aspettando, voglio approfondirlo di più. Non lo si fa più ora con la mentalità di una volta, che si rigiocava perché comunque si aveva piacere, non si aveva altro. E soprattutto, se avete ripreso un gioco che avete già finito, gli avete dato una seconda run, a parte ovviamente tutti quei giochi che vanno giocati più volte per vedere tutti i finali, quello non conta, vi chiedo quale gioco era. Detto questo, io vi ringrazio e attendo impaziente i vostri commenti. Alla prossima e ciao ciao.